Nella giunta di ieri mattina abbiamo approvato, su proposta dell'Lions Club di Quadrata, un progetto per un'iniziativa che si svolgerà a Villa La Magia il 30 di maggio, dal tema Incontro tra generazioni, arte e fotografia. La seconda delibera che abbiamo approvato è il nuovo progetto delle piste ciclabili. Progetto già approvato nel 2011. Lo abbiamo rivisto e suddiviso in quattro lotti per rendere più veloce l'esecuzione dei lavori. Questo progetto vedrà il suo termine entro il 2016 e entro il mese di luglio sarà fatta il bando di gara per l'assegnazione dei lavori. Il progetto complessivamente ha un costo di circa 3 milioni e 700 mila euro, di cui 2 milioni e 100 finanziati dalla regione Toscana. Il comune di Quadrata ha già finanziato la sua quota parte. Sarà un progetto importante perché dopo la sua realizzazione la mobilità interna alla nostra città sarà sicuramente più ecosostenibile e questo renderà più vivibile la nostra città. In ultimo, volevo segnalare la condivisione che abbiamo avuto con l'Unione Europea per la giornata contro l'abbandono dei rifiuti. Nella giornata di domani, insieme alla classe prima A delle scuole medie di Vignole, andremo a ripulire le aree circostanti del plesso scolastico di Vignole. È un segnale che vogliamo dare ai nostri ragazzi perché in questo momento anche la nostra città sta vivendo un periodo difficile per quanto riguarda l'abbandono dei rifiuti e credo che questi segnali dati ai nostri ragazzi possano contribuire alla loro crescita.